Nel teatro della Casa Circondariale di Pescara è andato in scena lo spettacolo di Vincenzo Olivieri. L'iniziativa è stata promossa dal garante dei detenuti della Regione Abruzzo Gianmarco Cifaldi, dal prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo e dalla direttrice della carcere Lucia Di Felice Antonio. Questa iniziativa, come sottolineato dal garante, è tesa a favorire insieme ad altre attività l'attenzione verso le persone spesso dimenticate dalla società civile, presenti tra gli altri il procuratore capo della Repubblica di Pescara Giuseppe Bellelli, il presidente del Tribunale di Sorveglianza Maria Rosaria Parruti, il questore di Pescara Luigi Liguori, il sindaco Carlo Masci, il consigliere regionale Guerino Testa. L'idea è molto semplice, innanzitutto questi ragazzi ristretti che sono nel mio cuore, abbiamo così predisposto uno spettacolo grazie alla grande disponibilità del comico artista abruzzese Vincenzo Olivieri. Quindi è un incontro a doppia linea, bidirezionale, sia dalla parte, un momento più ludico durante le festività natalizie come augurio, e soprattutto le autorità del territorio entra nel carcere. Questa è la grande conquista, la grande scommessa. Uno spettacolo che ripercorre, appunto, come ho detto, storicamente, geograficamente e linguisticamente, che è la cosa più importante, un po' tutto quello che l'Abruzzo è, perché io da bambino rimasi male una volta in un intervallo quando proponevano dell'Abruzzo non un lato, diciamo, bello come tutte le altre città che facevano vedere, ma delle cose un po', diciamo, folcloristiche, belle ma troppo di folklore. Quindi da questa diciamo involontaria loro provocazione è nata la voglia di conoscere e far conoscere di più l'Abruzzo, chiaramente, ripeto, sempre in chiave ironica. Un'iniziativa preziosa, perché deve pensare che ripartiamo dopo 2 anni di blocco delle attività per Covid, per cui non è solo un momento ricreativo ma davvero un momento culturale che sia di buon auspicio per tutti noi. Qui siamo tutti vaccinati, abbiamo già iniziato con la terza dose sia il personale che i detenuti, e quindi con questi buoni dati sarà possibile un graduale ritorno alla normalità.